Salve a tutti, siamo alla lezione numero 8 e parleremo dell'accordo di settima di dominante. La settima di dominante è un accordo di quattro suoni. Si ottiene sovrapponendo una nota a distanza di terza minore all'accordo del quinto grado. Facciamo qualche esempio. In tonalità di Do maggiore, il Do è il primo grado. Il Sol è il quinto grado, la dominante. Costruisco l'accordo. Aggiungo un quarto suono a distanza di terza minore della quinta e questa sarà la settima dominante. Tonalità di Sol maggiore, primo grado, quinto grado, costruisco l'accordo con il Fa diesis perché in chiave. Aggiungo una nota a distanza di terza minore della quinta e ottengo l'accordo di settima dominante. Tonalità di Fa maggiore, primo grado, quinto grado, costruisco l'accordo, aggiungo la settima, Si bemolle, perché è in chiave. Questa nota aggiunta, a distanza di settima dalla fondamentale, imprime all'accordo una grande attrazione verso l'accordo del primo grado. Vediamo qualche esempio. In questo caso la settima è il Fa. Che scende a Mi. In Sol maggiore, quinto grado, settima di dominante. Il Do è la settima che scende a Si. In Fa maggiore, settima di dominante, la settima è il Si bemolle che scenderà a La. È un accordo di quattro suoni, ma spesso se ne toglie uno, generalmente la quinta. L'effetto rimane, ma si può gestire meglio. L'importante è che la settima risolva scendendo di grado nell'accordo successivo. In qualunque posto si trovi nell'accordo fondamentale o nei rivolti. Ad esempio, Fa, Sol, Si. È un accordo di settima di dominante a cui manca la quinta. Il Fa è la settima, scenderà a Mi. In questo caso la settima era il basso. Adesso vediamo. Questo accordo, il Sol maggiore, settima di dominante allo stato fondamentale senza il La. Il Do è la settima, scende a Si. Adesso la settima sarà in mezzo. Mi, Si bemolle, Do è settima di dominante di Fa maggiore, senza il Sol. Il Si bemolle è la settima che scende a La. In questo esempio abbiamo notato che la settima di dominante è usata anche allo stato di rivolto. Essendo un accordo di quattro suoni, avremo, oltre alla posizione fondamentale, tre rivolti. In tonalità di Sol maggiore, settima di dominante allo stato fondamentale, Re, Fa diesis, La, Do. La numerazione sarà 3, 5, 7, perché la nota di partenza non si dice mai. Primo rivolto. 3, 5, 6. Secondo rivolto. 3, 4, 6. Terzo rivolto, settima al basso. 2, 4, 6. È necessario che in qualunque posizione o rivolto si trovi l'accordo, la settima risolva scendendo di grado. In questo caso la settima è sopra. Do scende a Si. Adesso la settima è in mezzo, Do scende a Si. In questo caso la settima è al basso, Do scende a Si. La settima di dominante si può trovare anche in un accompagnamento con le note dell'accordo sciolte. Nell'accordo seguente scenderà di grado. Se la struttura armonica è questa, con le note sciolte potrà essere così. Proviamo un esercizio, l'esercizio numero 21, di cui è proposto solo l'accompagnamento. Da notare che se
In un accordo dell'accompagnamento c'è la settima, come nella terza misura, non dovrò mettere la settima nella melodia. Se invece non c'è, potrò metterla. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.